silenzio tu! Vince, che vuoi? Ti volevo fare una domanda! È veloce però perché sto a guardare dei siti molto interessanti. Ma mi vedi questa, oh? Velocissima! Ma perché te che le parole te ci perdi? Per dire una cosa ci metti 6 mesi per dire una cosa semplice. Ma questa è semplice! Semplicissima! Oggi stavo a chiudere la macchina mia e ma stavo a guardare, ho pensato, certo c'ha 28 anni, 460.000 chilometri, sarebbe da cambiare, magari con una macchina usata. E allora? Basta? E cambiala sta macchina, no? Aspetta, sono arrivato a casa, ho aperto la mail. Oh, non era appena arrivata una mail del sito rumeno di certe macchine usate rumene. Ma come fanno? Ma che te leggono i pensieri? Amici, a parte che quando pensi tu parli pure, ma quando parli che non pensi, sarà stata una di quelle migliaia di videocamere sparse per Roma che ti hanno ripreso il labiale. A sto punto il gioco è facile. Quelle sono informazioni che si possono rivendere a chiunque. Abbala, siamo spiati! Lo scopri mu. Si è intercettato ovunque per motivi commerciali, di sicurezza, di controllo politico. Abbada! Stamma a sentire, ti voglio raccontare un fatto. Stavo in Bulgaria, a Sofia. E che ce n'è andato a fare a Sofia? Stavo lì per insardare dei legami con dei vecchi amiche. Beh, stavo al telefono con mia madre e gli stavo raccontando come si magna di schifo quando gli ho buttato là una frase. Oh, sti bulgari sono capaci solo di organizzare attentati contro il Papa. Non ho finito la frase che è caduta la comunicazione. Abbada! E sta a sentire, ieri stavo alla fermata dell'Audi, stavo a parlare con una ruscia, una bella tupona, e si parlava come in questo paese le cose vanno sempre peggio. Lei dice, è chiaro, la connivenza tra Stato e mafia non può che generare questi frutti. Non so passati 10 secondi che è arrivato il 570 che non passa mai! Abbada da paura! Mo' nell'ambiente si è diffusa sta tecnica che mentre stai a parlare dici una grande verità, anche se non c'entra niente. Ma è una verità scomoda, di quelle che la gente ci hanno paura a dirla. E poi sta a vedere che succede. Che trucco paraculo! Prova. Lazio merda!